Anche altri esempi, io cito questo perché me ne sono occupata molto e in particolare sono anche riuscita a parlare con lei via Skype mentre si trovava in Siria, però ci sono anche altre storie, c'è un altro caso di una ragazza di origine marocchina che parte e va, che si chiama Meriem, che è ancora tuttora lì, è a Raqqa, in Siria, una ragazza che andava al liceo, che aveva le sue compagne di liceo, a cui prima di partire racconta che è diventata un'esperta di cyber, che si occupa delle questioni informatiche per un gruppo terrorista, che è ISIS, considerato il gruppo terroristico più pericoloso al mondo in questo momento. Queste ragazze cosa sono? Sono da considerarsi delle criminali? Cosa fanno poi una volta che arrivano lì? Sono ragazze che uccidono, che imbracciano un fucile e sparano? Non lo sappiamo, non ne abbiamo la certezza, ma sappiamo ad esempio che lo stesso gruppo terroristico che le ha reclutate, le ha arruolate, ancora non ha deciso se queste donne o queste ragazze possono combattere o meno. Non sappiamo, sappiamo che molte di loro, come delle ragazze, magari l'avete letto, che sono partite dall'Austria e che si ritiene siano morte, vengono usate come schiave, vengono date in moglie ai foreign fighters, i combattenti stranieri che sono partiti, quindi vengono stuprate, subiscono delle atrocità. Quindi anche qui il passaggio successivo è: queste ragazze noi come le consideriamo? D'altro canto sappiamo anche che, perché lo vediamo e lo sappiamo da quelle che sono le notizie di cronaca, sappiamo che recentemente, è successo quest'estate, ci sono delle ragazze che sono state arrestate in Francia perché stavano preparando un attentato a Notre Dame con chili e chili di esplosivo. Quindi queste ragazze in questo caso cosa sono? Delle vittime? Sono state manipolate? E qui si aprono tutta una serie di domande a cui, come dire, il compito del giornalista in particolare è di cercare di raccontare i fatti e metterli insieme, però ovviamente pone e solleva tutta una serie di questioni. Quello che ha anche ha portato anche delle riflessioni è il fatto che gli stessi servizi segreti francesi ad un certo punto dicano, di fronte a questo episodio, dicano: abbiamo sottostimato il problema, non ci siamo resi fin qui conto del fatto, non abbiamo osservato con la dovuta attenzione tutta la componente femminile di questa faccenda. E un successivo passaggio è quello del dire perché non ce ne siamo accorti, perché non abbiamo fatto, e ne parleremo con Lorenzo, perché non abbiamo anche fatto in modo di evitare che queste ragazze finissero dentro una rete di reclutamento e di manipolazione che è potentissima, è una delle più potenti al mondo, perché è uno dei gruppi terroristici che ha messo in campo delle strategie di reclutamento mai viste prima, o comunque le abbiamo viste, ma le abbiamo viste usate ad esempio dai cartelli della droga in Messico, quindi sono realtà completamente differenti. E successivamente noi sappiamo anche quanto sia delicato e importante il problema dell'integrazione, perché molte di queste ragazze sono magari ragazze che sono nate e cresciute nelle nostre città, ma che hanno, come dire, un legame in qualche modo con i paesi dove adesso si combatte, dove c'è una guerra, perché sappiamo che queste ragazze hanno, come è il caso delle quattro ragazze partite dalla Gran Bretagna e mai più tornate, magari vi ricorderete perché ricorderete le immagini, no? Le fotografie delle quattro ragazze che passano i controlli all'aeroporto e sono vestite come siamo vestiti noi, sono l'hijab, ma questo è, come dire, fa parte della nostra vita, lo vediamo tutti i giorni, non è... Queste ragazze però sono partite, sono andate via, no? Hanno scelto di lasciare la loro vita, una vita che era anche una vita, come dire, anche comoda, magari non era particolarmente agiata, però andavano a scuola, indossavano le Nike, avevano tutto quello che insomma hanno i ragazzi di quell'età. Però queste ragazze evidentemente c'è stato qualcosa che si è
che, su cui si è innestato questo processo di radicalizzazione, altrimenti non avrebbero lasciato Londra per andare a Raqqa, uno dei posti considerati più pericolosi al mondo in questo momento. E questo ha, sia ovviamente per quanto riguarda le ragazze, le donne, ma anche per quanto riguarda gli uomini, sollevato tutta una serie di questioni.